Partito bene, vi ho fatto prendere un infarto forse. Scusatemi, inizio già così, vai e spacca. Allora, mi sto sentendo con la mia amica Sabri qui su YouTube. Prendete presente prima lei che me, qui su YouTube, Miss Woman 73, che mi sta incoraggiando perché le ho detto che non mi viene proprio facile, insomma. Poi tra l'altro mi sono messa qui in piedi. Non so perché si è interrotto il video. Bene, iniziamo benone, però buona la prima. Dunque, dicevo che mi sono messa qui in piedi, insomma, non è facile parlare da sola, nonostante mi venga bene, però in questo momento mi sento osservata. Ammesso che ci sia qualcuno dall'altra parte dello schermo a guardare questo video. Vabbè, comunque mi presento così rompo un po' il ghiaccio dopo aver presentato Sabri, mi presento, io sono Michela, ho 28 anni, vengo dalla provincia di Brescia. Perché qui su YouTube io sono una grandissima appassionata, chi mi conosce lo sa, che sono proprio infognata da quando sono piccola con un po' tutto il mondo della cura della persona, beauty, e devo dire negli ultimi anni sto un po' invecchiando, quindi anche cura della casa, pulizie, mi piace molto seguire questi contenuti. Sono una spettatrice da decenni di YouTube, quindi io non accendo mai la tele, io guardo YouTube, scelgo io cosa guardare e avevo già iniziato 6-7 anni fa, credo, a fare video qui. È stata una parentesi che però non ho portato avanti e onestamente col senno di poi è stato anche meglio così perché iniziava un periodo della mia vita che non, insomma, non avevo molto la testa, non ero proprio. Insomma, meglio così, meglio così. Ora aspetto questo momento da tantissimo, ma sono anche consapevole che questo momento, insomma, di riapprodare, sono io che devo crearlo e continuo a rimandarlo perché, ripeto, non è facile, ci va anche del tempo, chiaramente. Io sono una mamma, mia figlia ha poco più di 2 anni. Quindi ci sono tante cose che fanno volare la giornata dritta fino alla fine, però per questo 2020 mi sono proprio ripromessa di dedicarmi anche a quello che piace a me, fregandomene anche di quello che possa essere poi il pensiero delle altre persone. Perché poi, ragazzi, alla fine la vita è una, noi siamo i protagonisti della nostra vita, questo cerco di ripetermelo in primis a me stessa. Gli altri possono pensare, possono commentare, però sono spettatori della nostra vita e si spera che siano protagonisti della loro, quindi che anche loro inseguano le loro passioni. Qui su YouTube ho trovato delle persone che hanno le mie stesse passioni che non condivido con qualcuno in particolare nella mia vita reale, perché le mie amicizie hanno altre passioni, quindi io ogni tanto attacco a parlare di palette illuminanti, prodotti per la pulizia, eccetera, ma fondamentalmente, cioè, nel senso mi dà retta un po' Fabio, poi mi diciamo, ecco, non so cosa ne verrà fuori, onestamente sono anche un po' preoccupata, con la tecnologia sono una frana. Però non lo so, stiamo a vedere, sono curiosa, sono veramente curiosa di quello che saprò fare. Niente, dai, buona la prima, come abbiamo detto. Non trovo le parole per chiudere questo video tremendo. Restiamo sintonizzati e vediamo che cosa riuscirò a partorire. Intanto un grande bacio, grazie mille per aver ascoltato questa cosa tremenda e alla prossima!